Ciao a tutti, una curiosità che ho notato riguarda anche un po' l'ultimo video che ho fatto confrontando Trump e Berlusconi, che noi siamo sempre a criticare i nostri politici, più o meno ha ragione, però comunque ho l'impressione che li consideriamo sempre migliori di quelli stranieri. Come nel caso Berlusconi-Trump, diciamo, sono tante persone che pensano che Berlusconi non sia così, così basso a livello di Trump. E un altro episodio che mi ha fatto pensare a questa cosa è avvenuto circa una settimana fa, quando c'è stato in Germania un incontro tra rappresentanti dei partiti di destra o anche di estrema destra europei. E non vorrei sbagliarmi, ma mi pare di averlo sentito dire da Furio Colombo, che in pratica in questo incontro c'erano tutti i fascisti e nazisti, razzisti, eccetera, tipo la Le Pen. E dopo c'era anche il nostro povero Salvini. Come dire che sì, povero Salvini probabilmente un po' il senso era che era un po' ingenuo, stupido, diciamo, a entrare in questo giro. Come se gli altri fossero peggiori di lui, insomma. Ma guardate che sono esattamente della stessa pasta. Il fatto è che noi sembra che non possiamo permetterci, a mio avviso giustamente, di chiamare qualcuno razzista o xenofobo, se non lo è, se non ne abbiamo le prove certe. Perché non diciamo che Salvini è razzista e xenofobo? Perché altrimenti ci becchiamo una denuncia magari. Mentre con i leader stranieri si può dire che la Le Pen è razzista, eccetera. Dopo però anche Trump, tra l'altro, una cosa che si dice che è razzista, xenofobo. Io non ho letto nessuna dichiarazione stampo razzista o xenofobo da Trump o da altri. Può anche darsi che me la sia persa, eh. Però, voglio dire, il fatto di voler chiudere le frontiere, non è razzismo o xenofobia. Il fatto di voler mettere prima gli italiani, figuriamoci, non credo assolutamente che Salvini sia razzista. Lui dice, cioè, vabbè, non mi piace per niente il personaggio, devo dirlo, però comunque il ragionamento che fa dice prima gli italiani, se poi resta, figuriamoci se l'Italia fosse un boom economico e avesse, anzi, disoccupazione zero e fosse in carenza di lavoratori, figuriamoci se non vorrebbe aprire le porte agli stranieri. Razzismo è quello ideologico, quello di Hitler, diciamo. Quello è razzismo, ma il voler chiudere le frontiere o comunque mettere più controlli sull'immigrazione non è assolutamente razzismo. Però spesso giornalisti e opinionisti si permettono di attaccare queste etichette a politici stranieri, senza magari averne neanche ascoltato una sola parola di cosa pensano. Va bene, vi saluto, ciao.